Buonasera, benvenute e benvenuti all'edizione della sera del TG6. In apertura alla pagina dedicata al Covid, il presidente della regione Marsilio a 24 ore dalla cabina di regia che si terrà all'Aquila per il report settimanale sullo stato della pandemia ha dichiarato che già da alcuni giorni l'Abruzzo ha numeri da zona bianca. Ascoltiamolo nel servizio di Paolo Renzetti. Prosegue la discesa del numero di positivi e di ricoveri nella nostra regione che dal 7 giugno passerà in zona bianca. Domani all'Aquila si terrà la cabina di regia per fare il punto sullo stato della pandemia, mentre il presidente Marco Marsilio parla di Abruzzo già oggi con numeri che sarebbero da zona bianca. Il governatore della regione chiede anche maggiore coraggio al governo per le riaperture. I dati quotidiani continuano a mostrare una tendenza che al di sotto dei 50 casi settimanali ogni 100.000 abitanti, che quindi classifica l'intera regione ormai come zona bianca. Le regole che ha messo il governo non consentono di adottare la zona bianca subito, ma impongono 3 settimane di permanenza. Io spero che magari da qui a 3 settimane il governo si senta, prenda un po' di più di coraggio nelle riaperture e magari ci consenta di anticiparlo anche. Adesso il compito nostro intanto è restare con questa incidenza e continuare il buon lavoro fatto per fermare il virus e per continuare nella campagna di vaccinazione che sicuramente concorre a diminuire i casi e soprattutto la loro pericolosità. Per Celano attendo i dati di domani e spero che possano essere sufficientemente incoraggianti da non dover prorogare le misure. Credo complessivamente anche la provincia dell'Aquila è sotto questa incidenza, quindi posso ipotizzare e sperare che domani potremmo registrare anche per Celano il superamento della situazione, però attendo la relazione dell'ASL prima di pronunciarmi. Veniamo ora al bollettino. In Abruzzo nessun morto a causa del Covid nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri si registrano 62 nuovi contagiati, persone d'età compresa tra 2 e 98 anni, di cui 28 residenti in provincia di Chieti, 19 in provincia di Teramo, 11 nell'Aquilano e 4 nel Pescarese. 2 dei contagiati invece provengono da fuori regione. E quanto emerge dall'analisi di 3.452 tamponi molecolari, per un tasso di positività dell'1,8%. 215 sono i guariti, attualmente in Abruzzo sono 5.943 i positivi accertati, 152 in meno rispetto a ieri. Di questi 181 pazienti, 19 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 16 sono quelli in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri, mentre gli altri 5.746 positivi, 131 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. E ora la cronaca. Dopo 2 mesi e mezzo dall'ultimo rinvio, domani si torna in aula per il processo Rigopiano. Le difese degli imputati pronti a mettere sul tavolo del GUP nuovi studi che vanno dall'origine della valanga alla gestione dell'emergenza. Stefano Ricanati. Torna a distanza di 5 mesi il processo Rigopiano. L'ultima udienza preliminare ci fu l'11 dicembre scorso, mentre quella del 5 marzo venne rinviata a causa dell'emergenza Covid e di alcuni casi di positività all'interno dello stesso tribunale. Dunque venerdì alle ore 9.30 i familiari delle 29 vittime torneranno a chiedere a gran voce giustizia. Il GUP Gianluca Sarandrea nei mesi scorsi era in procinto, a meno di novità importanti, di passare la parola alla pubblica accusa, composta dai pubblici ministeri Andrea Papalia e Anna Benigni. Novità che potrebbero derivare da richieste di rito alternativo, ma difficilmente questo potrà accadere domani. Sicuramente quello che ci si aspetta è la presentazione di consulenze tecniche riguardo l'origine della valanga, quindi la connessione con il terremoto della mattina e la prevedibilità dell'evento, visto che in quei giorni Meteomont segnalava il pericolo crescente di slavine nella zona. Altre consulenze però potrebbero riguardare invece la gestione dell'emergenza e presentarle dovrebbero essere i difensori dell'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo e della dirigente prefettizia Ida De Cesare. Stando così le cose, l'udienza sarà aggiornata in termini di tempo più lunghi, così da dare il giusto tempo alle parti interessate di esaminare testi e documenti. Dunque c'è attesa per domani, perché dopo anni si potrebbe finalmente entrare nel vivo del processo. La Polizia di Stato quest'oggi ha eseguito 25 decreti di perquisizione in 18 province italiane
nei confronti di persone appartenenti al movimento neofascista Ultima Legione. Le indagini partite dall'Abruzzo sono state dirette dalla Procura distrettuale dell'Aquila e coordinate a livello centrale dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e Servizio per il contrasto dell'estremismo e del terrorismo interno. Agli appartenenti ad Ultima Legione viene contestato il perseguimento di finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, con istigazione all'uso della violenza quale metodo di lotta politica e diffusione online di materiale che incita all'odio e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi. Per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro promosso, organizzato, diretto o partecipato all'organizzazione denominata Ultima Legione. Le indagini sono state avviate nel 2019 su alcuni sodali residenti nella regione Abruzzo e si sono poi sviluppate riguardo alle condotte tenute anche da altri soggetti accusati di essere partecipi della medesima organizzazione su tutto il territorio nazionale. L'alto valore simbolico del linguaggio utilizzato e dei richiami al nazifascismo, si legge in una nota della polizia, sono spesso tesi al parallelismo tra l'epoca imperiale, che mette in rilievo la grandezza nazionale, ed il contesto attuale, del quale vengono evidenziati gli aspetti negativi che avrebbero portato alla recessione economica, la disoccupazione e la violenza, ricondotte per lo più ai processi migratori e da ultimo anche all'emergenza pandemica del Covid, vista in chiave complottista e negazionista, è scritto nella nota della polizia. Perquisizioni effettuate anche all'Aquila e a Chieti, al centro delle indagini le chat Telegram e WhatsApp per reclutare nuovi militanti. E ora la politica. L'amministrazione comunale di Chieti ha illustrato alcuni interventi del piano triennale delle opere pubbliche approvato dalla giunta comunale riguardante la rigenerazione urbana, le politiche della casa e anche gli asili nido. Vediamo il servizio. Si parla di piano triennale delle opere pubbliche, ci sono delle novità, dei progetti che riguardano la politica della casa, la rigenerazione urbana, ma non solo. Sono all'interno di questo piano triennale, ci sono importanti richieste di finanziamenti che vanno di fatto a trasformare la città. Sono interventi della rigenerazione urbana, un intervento di 20 milioni di euro, dove è di fatto un nuovo piano strategico della città, perché riguarda tutte le parti della città, non solo il centro storico, la parte bassa, ma anche a riqualificare zone che sono periferiche rispetto alla città stessa. Oltre questo intervento della rigenerazione urbana sono previsti anche degli interventi per la creazione di un nuovo asilo nella parte bassa della città, ossia nel centro mediterraneo, e la riqualificazione e la ristrutturazione dell'asilo presente a Chieti Alta, a Via Lamendola. E oltre questi due interventi c'è anche la riqualificazione di un comparto degli alloggi ERP su Madonna degli Angeli, quindi Via dei Platani. Quindi possiamo dire che è un piano triennale dove andiamo a creare una nuova visione della città con queste richieste di finanziamenti per appunto per cambiare il passo e per dare una nuova visione alla città. Tempi? I tempi sono sempre gli iter amministrativi che riguardano tutte le procedure sicuramente, e speriamo che in questi 5 anni daremo un cambiamento alla città, visto che fino adesso tutti i progetti che sono stati finanziati e cui hanno partecipato erano tutti interventi spot, ma non avevano un collegamento fra gli stessi interventi. Noi abbiamo pensato di fare appunto un piano strategico con interventi collegati tra di essi, rispettando le esigenze e i bisogni della città. A fine gennaio abbiamo approvato il piano programmatico di questa nuova amministrazione, dove abbiamo inserito un intero paragrafo che riguarda Chieti Scalo. Chieti Scalo, un nuovo centro città, quindi rilanciare questa parte del territorio credo che sia l'intervento più consistente mai realizzato nella storia della città nella parte bassa. In pratica si sostanzia in due grandi progetti. Il primo riguarda la zona stazione ferroviaria, quindi realizzare un'area pedonale modulabile. Il secondo invece riguarda il quartiere cosiddetto In a Casa, che dà su via Pescasseroli, quindi riqualificare anche quell'area urbana. Questo vuol dire creare comunque due centri nella città. Il primo appunto l'intervento modulare che si trova all'interno della stazione ferroviaria, quindi le arterie sono ai loro lati, e in pratica creare un'area pedonale la sera
durante la settimana e invece nel weekend un blocco totale del traffico per tutta la durata, quindi il sabato e la domenica. Cambiamo argomento, il Parco della Maiella ha avuto il riconoscimento di Geoparco dell'UNESCO. La Regione Abruzzo ha lavoro per una valutazione delle prospettive relative al prestigioso riconoscimento ricevuto dall'ente parco. Vediamo. Una bella notizia per il Parco Nazionale della Maiella, questo riconoscimento davvero di altro profilo. È un riconoscimento molto importante che ci mette in una vetrina internazionale, molto di più di quanto già lo fossimo, e che soprattutto rappresenta il riconoscimento di una buona gestione del territorio insieme con una natura che è assolutamente unica ed irripetibile in tutto il Mediterraneo, oltre che negli Appennini. Per il Parco della Maiella cambia soprattutto in termini di domanda di visita, questa è la cosa che dobbiamo tenere in conto, perché è noto che tutte le dichiarazioni UNESCO, accendendo questo faro, diciamo, a livello internazionale, accentuano molto l'interesse che viene da fuori. Quindi questo tipo di domanda di accesso andrà sicuramente ad unirsi con quella che già viene dalla popolazione locale e noi siamo preparati per gestirla. Noi già l'anno scorso abbiamo visto quanto desiderio ci fosse nella popolazione di accedere nelle aree di parco e quest'anno non vedremo una minore tendenza. A questa cosa si associerà una richiesta di visita che sarà un po' più, diciamo, qualificata, che probabilmente userà anche di più il nostro sistema ricettivo. Il Movimento 5 Stelle critica la legge approvata in Consiglio regionale sulla nuova riperimetrazione del Parco regionale Sirente Velino, che oggi è più ristretto. Vediamo il servizio di Gioia Chiostri. Consigliere regionale Giorgio Fedeli, è stata approvata in Consiglio regionale la norma che permette la riperimentazione del Parco regionale Velino Sirente, una norma che ha scatenato già molte polemiche, soprattutto in seno, insomma, alle associazioni ambientaliste. Lei ha parlato di una norma vergognosa. Come Movimento 5 Stelle avete presentato oltre 10.000 emendamenti, si è proceduto infatti con la ghigliottina, però questo, insomma, non ha fermato l'approvazione. No, purtroppo no, io ho messo in campo tutte le possibili pratiche, insomma, di ostruzionismo nel momento in cui ho capito chiaramente che non c'era assolutamente margine di confronto con l'assessore vice presidente imprudente. Emanuele, l'assessore imprudente, ci ha preso in giro per oltre un anno, ha preso in giro me, ha preso in giro le 150.000 firme dei 150.000 cittadini che si erano schierati contro il taglio del parco, ha preso in giro tutte le associazioni ambientaliste e ha preso in giro a questo punto anche quel raggruppamento di intellettuali di tutta Italia che avevano sottoscritto il documento proprio per fermare questo scempio. Nel momento in cui ho capito che non c'era assolutamente margine per cercare di migliorare quel testo, per cercare veramente di operare una riperimetrazione fatta con cognizione di causa, ho deciso di tentare il tutto per tutto e bloccare in ogni modo possibile la legge. Ovviamente i numeri sono i numeri, la maggioranza ha i numeri per governare, quindi il mio tentativo è stato quello di portarlo a ragionare fino all'ultimo secondo disponibile. Per me ci sono profili rilevanti di violazioni, soprattutto a livello di normative europee, tutte quelle che sono le direttive europee sulla salvaguardia degli habitat, della biodiversità in generale, comunque delle specie a rischio. Noi abbiamo una grandissima biodiversità, il nostro parco regionale Sirente Velino non è mai stato valorizzato, ma nonostante questo tutela e difende un'ampissima biodiversità e un ampissimo valore sul piano ambientale, del patrimonio ambientale. Una delle ipotesi che sto vagliando è proprio quella di procedere per quanto riguarda una richiesta di apertura di procedura di infrazione alla Commissione europea. Il consorzio Punto Europa di Teramo diventerà uno sportello regionale a servizio degli abruzzesi per informare sulle opportunità finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea. La nuova sede del COPE è già operativa nei locali della provincia di Piazza Garibaldi. Il servizio è di Tania Bonici Castelli.
Il consorzio Punto Europa di Teramo diventa centro regionale di riferimento. Ha infatti appena superato la selezione indetta dalla Commissione Europea per la gestione dei centri Europe Direct, che aiuteranno la stessa Commissione e il Parlamento Europeo a portare le informazioni sulle opportunità offerte dall'Unione Europea in tutte le regioni italiane per il quinquennio 2021-2025. Il progetto principale a cui ambisce il consorzio Punto Europa di Teramo è quello di rendere lo sportello conosciuto e utile a tutti i cittadini di questa regione, nessuno escluso, come spiega l'amministratore unico Filippo Lucci. Punto di riferimento regionale dunque. Sì, è veramente una svolta, Teramo diventa protagonista insieme al consorzio Punto Europa della comunicazione, dell'assistenza tecnica, della progettazione europea in Abruzzo. È un risultato straordinario, soprattutto perché per i prossimi 5 anni questo sportello rimarrà a Teramo e si espanderà ovviamente anche a livello regionale. Abbiamo già in programma con Abruzzo in Europa di aprire sedi a Pescara, all'Aquila, in altre realtà. Quindi diciamo cresciamo, soprattutto cerchiamo di offrire al meglio tutte le opportunità che arrivano dalla Commissione Europea, tutti i fondi che arriveranno, e significa poter garantire a tutti i cittadini prospettive di sviluppo per le start-up, per le pubbliche amministrazioni, ma anche per singoli cittadini che vogliono fare impresa e intrapresa. Quali sono i settori? I settori più importanti che si stanno sviluppando e che saranno al centro della prossima programmazione riguardano il green, il digitale, quindi tutto il tema dell'ambiente, delle prospettive di crescita e di sviluppo sotto il profilo della tutela ambientale sono strategici. Ovviamente il consorzio si sta attrezzando anche per avere i tecnici e professionisti all'avanguardia per poter offrire il massimo alle pubbliche amministrazioni. Noi abbiamo, diciamo, in questo momento dobbiamo festeggiare questo risultato, perché è un risultato in un momento complesso. La Commissione Europea ha tagliato in Italia il 50% degli sportelli, quindi potersi aggiudicare questo risultato è davvero straordinario. Entrare nei temi, assistere le pubbliche amministrazioni e far conoscere ad ogni singolo cittadino d'Abruzzo queste opportunità. Ecco, un cittadino come vi può contattare? Allora, noi abbiamo il nostro sito consorzio.europa.it, ci sarà il sito del Europe Direct Abruzzo.it e poi diciamo la nostra sede è Piazza Garibaldi, lì potremo offrire tutte le occasioni di confronto a tutti i cittadini, senza costi, senza impegni, semplicemente per essere informati. Noi avvieremo poi una campagna di comunicazione molto importante, lo faremo per far conoscere lo sportello e per far conoscere le opportunità. La Commissione finanzierà lo sportello, questo è un dato anche importante, finanzierà il Consorzio Punto Europa per gestire lo sportello. Avremo risorse, economie e soprattutto potremo offrire opportunità. La Fondazione Tercas finanzierà il riutilizzo del palco che ha ospitato a Natale, ricorderete, il presepe di Castelli a Piazza San Pietro a Roma. La struttura sarà montata nel parcheggio dell'Università di Teramo e diventerà un auditorium all'aperto. Vediamo. Il grande palco che a Natale scorso ha ospitato il presepe monumentale di Castelli in piazza San Pietro sarà presto rimontato nel parcheggio dell'Università di Teramo con vista a Gran Sasso e si trasformerà in un auditorium all'aperto. L'intuizione del rettore Dino Mastrocola di rendere questa struttura fruibile per attività di carattere culturale ha trovato il sostegno da parte della Fondazione Tercas, che si è impegnata in questo progetto di riutilizzo. Una sinergia tra istituzioni che vede coinvolta anche la Curia di Teramo per promuovere lo sviluppo del territorio. Quanto è stato importante finanziare un palco che poi ha visto tutto il mondo a Piazza San Pietro? Moltissimo, moltissimo, perché al di là dell'ovvio onore, diciamo così, di realizzare qualcosa che è stato ospitato appunto in Piazza San Pietro, c'è stata anche la ferma volontà del Consiglio di sostenere il territorio. È stata una vera e propria operazione di marketing territoriale che forse pochi hanno letto, ma che poi anche grazie alle polemiche che sono nate intorno a questo presepe così trasgressivo, così nuovo, così innovativo, hanno portato tutta l'Italia a parlare di Castelli e della sua tradizione ceramica. Il palco sarà rimontato nel parcheggio da oltre 300 posti auto nel lato nord del campus di Coste Sant'Agostino, con l'intento di trasformare l'area in una grande arena all'aperto, in grado di ospitare eventi, spettacoli e magari anche un cinema drive-in. L'idea è quella di utilizzarla per eventi musicali, per esempio la consegna delle pergamene ai ragazzi che hanno dovuto conseguire la laurea online, eventi teatrali e chissà anche qualcosa legata al cinema. Però direi un
con un auditorium, con una possibilità, con uno spazio enorme, un parcheggio antistante a forma di conchiglia, quindi di fatto una platea naturale, e il Gran Sasso che viene riportato sul palco, dietro il palco stesso. Lasciatemi dire però che la struttura è già presente nel nostro parcheggio, grazie anche alla donazione fatta dalla Curia, però se verrà rimontata è grazie esclusivamente alla Fondazione Tercas. Siamo così giunti alla pagina dello sport del nostro telegiornale, che apriamo parlando del Pescara Calcio. A più di una settimana dal termine della stagione, in casa biancazzurra la società è al lavoro per programmare il nuovo torneo. Il primo nodo da sciogliere è quello relativo al nuovo allenatore. Sembrano salire le quotazioni di Gianluca Grassadonia, che ha avuto già dei colloqui informali con il presidente Daniele Sebastiani. Nelle passate settimane il massimo dirigente abruzzese aveva espresso infatti un giudizio favorevole sul lavoro del trainer originario di Salerno, nonostante la retrocessione di quest'anno. Ora però bisognerà valutare in toto il lavoro svolto e i pro e i contro della conferma di Grassadonia, dopo aver detto a chiare lettere di dover mettere in atto un repulisti generale. Intanto la squadra prosegue gli allenamenti al Delfino Training Center. Sono diventati 8 i calciatori che hanno però lasciato anticipatamente il sodalizio adriatico. Nelle ultime ore è toccato a Raul Bellanova lasciare l'Abruzzo per rispondere alla chiamata dell'Under 21. In precedenza avevano lasciato il Pescara 7 giocatori in prestito, ovvero Bocchetti, Odgar, Macin, Basit, Omeonga, Del Favero e Gut. Andiamo in Serie D. Dopo essere passato in svantaggio nel primo tempo, il Pineto riesce a ribaltare la sfida di Vasto Girardi e si candida per un posto nei play-off. Il Vasto Girardi cade in casa nel recupero della 20ª giornata, battuto 2-1 in rimonta dal Pineto. Alla squadra di Prosperi non basta un buon primo tempo per tornare a riassaporare i 3 punti. Dirige Robilotta di Sala Consilina. La prima chance è di marca ospite. Al 14esimo Galeano mette al centro un pallone con i giri giusti. Minincleri sbuca alle spalle della difesa e indirizza la palla all'angolino. Guerra è superlativo nella risposta. Dopo 4 minuti è lo stesso numero 21 biancoceleste ad impegnare Guerra direttamente da calcio d'angolo. L'estremo difensore altomolisano devia con i pugni. Il Vasto Girardi non sta a guardare e al 22esimo passa. Tracciante preciso di Salatino per Raucci, che solo davanti a Mercorelli lo supera per l'1-0. La formazione di casa alza i giri del motore e al minuto 34 ha una grande chance per raddoppiare. Guida illumina per Mercai, l'attaccante supera anche Mercorelli in uscita e poi cestina clamorosamente il 2-0, spedendo fuori a porta sguarnita. Poco più tardi è ancora il Vasto Girardi ad andare ad un passo dal bis. Break difensivo di Mele che serve Mercai. Il numero 9 da buona posizione si vede chiudere lo specchio della porta. Appoggia dietro a Guida, ma l'azione sfuma. Al tramonto del primo tempo riecco il Pineto. Minincleri aziona Mbubà che mette una palla invitante al centro. La difesa di casa si salva. Con il montaggio di Francesco Di Rienzo siamo nella ripresa. Parte forte il Pineto. Minincleri offre a Minnozzi, il cui pallonetto è preda dell'attento Guerra. Al 16esimo è Guida a offrire il pallone a Mercai, conclusione parata da Mercorelli. Al 22esimo arriva il pareggio ospite. Minincleri da sinistra apparecchia per il neo entrato romano che gonfia la rete e fa 1-1. La squadra di Pomante non è paga. 2 minuti dopo Minnozzi si mette in proprio e lascia partire un gran tiro con la sfera che si spegne di poco al lato. Minuto 25, Mercai lanciato in profondità, solo davanti a Mercorelli, prova il tocco di esterno, ma il portiere degli abruzzesi chiude bene. Poco dopo la mezz'ora la formazione di Pomante completa la rimonta. Minincleri inventa, Minnozzi non perdona, scavalcando Guerra con un tocco preciso. Vasto Girardi 1, Pineto 2. Nel finale i padroni di casa
cercano la rimonta e al 41esimo sul cross di Maniscalchi Guglielmi non arriva all'appuntamento con la sfera per questioni di centimetri. Due minuti dopo, dalla parte opposta, è Romano a girare verso la porta di Guerra un cross di Pierpaoli, ma la sfera non c'entra il bersaglio grosso. La sfida del Ditella si chiude dopo sei minuti di recupero. Il Pineto vola verso i playoff. Il Vasto Girardi mastica amaro e proverà a ripartire domenica contro la Vastese. Vastese che esce sconfitta dal Tamburini di Montegiorgio per 1-0. È infatti bastato un gol di Misin in pieno recupero. Vediamo. Con un Eurogol al 93esimo di Misin, complice anche la deviazione di un difensore, il Montegiorgio si aggiudica i tre punti nella gara di recupero con la Vastese e strappa il biglietto per il prossimo campionato di Serie D, il quarto consecutivo. Mentre gli aragonesi dovranno mantenere alta la concentrazione sino al termine del torneo per conquistare la permanenza nel massimo campionato dilettantistico italiano. La formazione abruzzese avrebbe meritato qualcosa in più e forse il pareggio alla fine sarebbe stato il risultato più giusto per quello che le due squadre avevano fatto vedere durante l'incontro. Presenza illustre al Tamburrini con l'ex Montegiorgio Massimo Paci, oggi allenatore del Teramo, salutato da amici e tifosi. Gara che inizia con la Vastese subito ad impostare un buon ritmo, affidandosi alla velocità del Baby Mamona e all'esperienza di Franzese in avanti. Tra i locali Pampano dimostra subito di essere tra i più attivi. Brividi per Zizzania quando esce a vuoto. Qualche protesta locale sul finire di tempo quando un tiro di Lupoli viene in sostanza reso nullo dalla bandierina alzata mentre la palla si stampa sulla parte superiore della traversa. Al 41esimo di Rienzo ricaccia una punizione velenosissima di Trillini. Prima parte di gara che passa gli archivi sullo 0-0. Nella ripresa sono ancora gli uomini di D'Addario ad imporre il ritmo, così come era avvenuto nelle battute iniziali dei primi 45 minuti. Il risultato potrebbe sbloccarsi all'11esimo quando Mamona salta un paio di difensori e si presenta dinanzi a Zizzania che compie un vero e proprio miracolo concedendo solo l'angolo. Col passare dei minuti la gara perde di intensità e vive soprattutto di fiammate dall'una e dall'altra sponda. Ma di grossi pericoli per Zizzania e di Rienzo non ci sono. I due allenatori decidono allora anche per una serie di cambi per dare respiro a chi aveva speso tanto. Mister Mengo cambia la linea d'attacco inserendo forze fresche. Si arriva quindi alle battute finali con i 4 minuti di recupero decisi dal direttore di gara. La rete che regalerà i tre punti ai rossoblù nasce a dire il vero da una rimessa laterale per gli ospiti. La ripartenza dei locali è micidiale, perfetta l'apertura per Misin che vuole quel tiro a giro sporcato in maniera forse decisiva da Di Prisco. Una rete bella nell'esecuzione, la prima dell'esterno difensivo del Montegiorgio che sarà festeggiato a lungo dai compagni di squadra. Alla Vastese resta la buona prestazione, ma torna a casa a mani vuote. E questa era la nostra ultima notizia, la prossima edizione del nostro telegiornale alle ore 23, ma prima come ogni giovedì alle ore 21 c'è Velò con Luciano Rabottini e Jacopo Forcella. Grazie e buona serata.